Saluto a tutti su questa puntata di A Ciucciù, dopo A Ciappau, a Renzo Cugisi, un bicciocco bravo che fa di un sciacco manno di cose e che noi si desa da contare. Tanto castiai tamme go te vai, a pupediu a Renzo Cugis e desiserai sa maglietta. Carica sa fai di calmo, è come su televisore calmo. Eia, Fridi. Fridi, infatti scostumista sa fonte sempre disisperato quando uno si vuole sa a i magliette da sa a striscia o a quadrauso. Tanto, beh, aspetta che da bongio pago pago mello, insomma, non so se ho fatto tutto in diretta, che se avete non ci scavo con nulla. Saluti a Renzo Saluti, Cogisi! saluti a tutti, saluti a Tonellella, fare insieme a Tonellella, diamo dei fustè, Certo, adesso magari. ma penso pago Come ti pago. stai? Devo visto bene, E fustei. andiamo a Tanto su Renzo Cugisi che dirà qua ciappau, commenti si può fare su zoo, sound check in sé, Non come si c'è, può dire? sprofa, che non serve a nulla, potete lo provare e poi a sapere tutto bestia come ti bestia. Certo, ma quando mai uno fa sprofa, boga da sa oggi, commenta canto, canta, di Quando c'è adesso. questa energia, quando c'è questo pubblico. Tanto su se noi poi contasi poco pago del callivalco del dappofurao e te che devi fare costumeria. Se io sono in Brasile e se io sono a Salto Intorio, in casa di costumeria, andi che devo stare noi, direi, oh, casta, casta, Come ti casta. osi? Casti a noi, casti a Gudei, casti a... in camera, donna, o casti a me, che già si è a sartare Se adesso. io sono in Brasile, che ha fatto costumeria un spettacolo con Flavio Soliga, Sarti della Pianura, andi a questionare dei schifonti. Su chi non so pensavo di essere, su chi esatto so pensa da chi non so se auso, no? Esatto, è ancora una cosa da rosa misturare, da rosa contare tutte le storie, se lo farei io se devo Flavio, contenti, conto su mio, su, poi la misturavo, se no, si attropelli da solo con Sartre. E se si accompagnava su una bella tromba di Vagamondo, su musicista, che con Samuel De Sia, Andrea Lai, Enrico Maroggio e Marta Camba, che fu una specie di band che si fa, che si accompagna. E ogni tanto i momenti di zona, attaccando su questionendi, così freddo, insomma, era DPS una cosa che funziona, era DPS. Devo succedere un quadrato, Questo mega non è che di banda mai, non è che è colpa di Cancun, così, nel senso che ne vai no, insomma. Certo. Questo traballo canese incominciato vai, già stanno passando, vero? E si cominciava sul massacro, Flavio si cominciava, no, nella stabilità dello spettacolo che non sono fatto, posto un pari in luso, tua voce, sì, e ogni tanto ti devo solo una qua canzone, con la chitarra e tutto, però quando c'è la possibilità, di suonare con chi lo permette, le condizioni, tutte le condizioni che scelgo, se lo permette, si va a piacere a cercare anche un amico, un musicista, che dona, una volta si è fatta De Flavio con Cetti Enrico, De Flavio Enrico Samuele, insomma, ma che è, come ti si narra, a te più festa, se no, va bene un po', potami, invece di andare a bottiglia o potta una strampone mai, botta o chitarra e ci do su carriera di recitazione. Tanto su Renzo Cugisi, questo è se scelti uno dei mega straballi so che tu fai, ma tu nasci se devo sapere morta che da po' più fosti cantendi, perché tu sei un cantante, Canto, non sono cantante, ma canto. cantasa, se da po' di nemmeno se canta storia, perché cosa che tu cantasa, ti desinventa tu, devo sapere morta che da po' più esti con l'armeria dei briganti. Quando ti sei sposata? Giuro che ho provato un grandissimo dolore, bianca, tutta velata. A nascondere un sorriso lieto e ammaliatore, stavo lì a guardarmi quella scena con lo strazio di chi non può far più niente per fermare il rito. Scusi, vostro onore, io mi oppongo a questo oltraggio, ma per dirlo, mi mancò il coraggio. E mo' te lo ripeto, dammi contare tutto Ma dessa armeria. facile da contare a me. Si narra quando non è vero pure, però non so di dire, io sono partito su Tres Amigos, Deo, Samuele, De Sia e Andrea Muro. Tres Amigos, amico su De Piarello, De Sempre, Samuele che inizia con Fai De Flores.
Se sono visto esempi, e come dicevo, capitano, no, musicista da Gazzonaus, varie cose. E Andrea Murti, forse con questo jazz manuscio, non sapeva, non c'è manco da fessi, chiesti questa musica gitana europea, non è un suo chiesto da votare, vabbè, chi nasce, le cresce, si diventa in zona di Francia, di Olanda, di Belgio, questa zona di Europa, non si è visto questa musica francese, questa musica manuscio. Sarai scelti strumentali, però tra una canzone e tra me mi ci sto per esempio che c'era il consiglio pubblico e Denise ho partito su un 13, poi sono fatto su 4, 5, 7, fino ad arrivare a 7, un'otta in otto, ma fai troppo scopo. E Denise ho cominciato con musica, sai, con metà pure a Manucci, con qualcosa di diosofurare di altro logos, e poi si sono sbagliato di una usa questa musica, si sono sbagliato di ispirare, si sono sbagliato di questa musica. La canzone d'autore o la forma teatro, quando su Vuebio gli attori erano su teatro e un conto, non ci si chiede un conto, chiede una canzone, chiede una roba di teatro, chiede insomma, non si spassiamo, a volte si spassa su pubblico puro e ci chiede, e si ancora in mare, insomma, noi si ancora scuola. Ma non è che noi, ma un po' di resti uniti di scrivere su scuola. No, no, però spero proprio che no. Cantando fonte che sei si impara con Sarmeria? Se su. Ho cominciato nel 2006, se mi pare, sono a casa a capo del 2005-2006. Questi a te poi il bello della diretta manca no. Esiata registrato ma e se trovo ancora una sistrubai e mo' è un sicuro di aici tanto su cantando sai chi sei si impari? Non c'è il nostro tenere su proprio saltata preciso la tagliavera sa dire ma è un verso 23 del suo mese natale e del 2005 che si vuole tagliare non so solo una insomma anche su quindi sei su canto di 6 anni su d'aspetto, aveva la schiena davanti e la faccia di dietro, la punta dei piedi alle spalle, aveva la nuca di fronte, costretto a voltarsi guardando il comune orizzonte. Ciò che pareva corretto invece era opposto. Perfettamente contrario ma sembrare a posto. Diversamente normale, viveva una vita fasulla. Tutto reale ma vero, non c'era.
guardi a se stesso l'assurdo segreto. Come ti ha incominciato tu a scrivere canzoni? Quando si incominciava, quando fosti pipì, in scuola elementare, quando fosti nei media, nei superiori, si contava qua. Ma le canzoni si cominciava a mano, a sapigliare, ma pensai di scrivere canzoni su una cosa che non mi ricordo, cioè non mi ricordo quando, dopo di che, mi sei sempre pensavo avanti del pubblico, dopo la sapigliare, non mi divare più cugino, cioè, non hai però, è sempre una cosa che mi ha accompagnato dopo di che, tu mi fai conto che devo. A Pettichetti ci verrà sul dottore mio, sul dottore di famiglia, il dottore Raggiolo, si finirà a Renzuccio. Cosa vuoi fare da grande? Deo dinaremo o su muratori o su cantanti. Mi piaceva su muratori, mi piaceva su soldi, su cimento, quando da zappare su muro, no? Quando pensava lì. E su cantanti, quando non uscivo lì, mi pareva sempre di mi piri, cantanti o fai spettacolo, no? Dopo ho messo un pipiedo, se cammenta conca, che fai gli sconto su famiglia. Non mi ricordo che arrivava, non riuscivo a sentire esiti, che fece da rientro con chi si da esiti, questo non riuscivo, però l'ho sempre fatto. E poi mi sono cantato, ho cominciato a cantare in un gruppo su heavy metal, del rock, eccetera, e poi andavo su un pochino di mano, un musicista, mi è capitato questo che abbiamo sempre sonnato l'Armenia dei Briganti, che è un gruppo che come è, che ha una specie di sonno che si trovava a meditare, a cantare, fai arridi o comunque a cercare di fai arridi o ti conta una storia, fonti due cose che mi fonti sempre qua, mi variante che vorrei andare in pari, insomma, e non domani lo sapevo da dove faccio. Rigore lo batte il capitano, lo batto io, è vero, non ero il primo rigorista, ma era la finale ed era l'ultimo minuto. In questi casi decide il capitano, e poi del resto il fallo era su di me. Quel rigore lo batte il capitano, lo batto io. Puoi vedere proprio questo, e te che ti pensaste a devai quando fossi pipì, quindi fu dire muratori o canta. Mi andava bene, muratori è grai. E in tuo modo, come ti è identificata questa cosa di tenere un villo ovra di cantanti? Identificata dopo una sabbilità, ricasta, io tengo saputo di tenere babbe e mamma che fu di, insomma, tanti smena a Guisano, se cattivo sul suo prospettico, e due sole sono frari. E fondi, come dicevano in campidanese, un fan. E cominciate babbo, mamma, tutto. Ma ti dammi ricordo che babbo a Pitichetto mi narria le cose che un babbo di questa generazione ha, mi narria tutti dei villude, non devi pensare che sia una cosa facile, non è una, facile, una strada facile questa di musica. Però sempre più, ma sempre non ho una modo di aggiungere, c'è sempre credito, ti fatti conto questa cosa? Con Sarmelia è capitato che a Babbo non pensi di pare se non su service a Bimbiri. In sa piazza non c'è nessuno, c'era su service e Babbo. Potrei che allora era chizzi può prendere Bimbiri. E questo mi ha sempre dato un grande piacere. Da bello. Bello. Da bello. Sono figlio d'arte, sono figlio di mio padre, che mi ha insegnato tutto quel che avevo da imparare. Solo il suo mestiere mi ha trasmesso un po' restio, per la paura che diventasse pure il mio. Diceva non cercare di seguire le mie orme, il peso del cognome a volte enorme, e l'impronta resta impressa tanto più che questo pese. Avere un passo tutto tuo sarà un'impresa. In tuo modo lo è cancono chi dà di Donau e Donzo, questa volta si scese. Canco aiaio, canco zio, che paghe di due stai chistionista o che scria o che vuoi. Casta di noi sapere che Babbo è il campione mondiale di Contus, e finisce da strutture di cura a sapere, vero? Nel 88 e si vuole supermetti pure di Durvai. Però è sempre stato, se vuoi che tu sa tradizione, contai, Dio so dentro perché tu famiglia.
Matteo, penso che questa è una batti, ma un'altra batti, San Monimo, San Musica, mi istituto no, di frare mio, su chi si dusiato no prima, innanzi zia mia, zia Adele, che è una femmina che con questa generazione ascoltiva musica di grande qualità, ascoltiva grandi cantautori, ed è un ricordo più di che ci vengono a discutere degli Inti di Mari, Domo, ci vengono a discutere di Fabrizio De André, di Cuccini, di Bob Dylan, Neil Young. E questo deve ti chiedere, i Beatles e altre cose, deve ti chiedere, ho sempre detto il grande massimo questa musica, e da subito ho cominciato a ascoltare musica di qualità. E questa cosa, il suo conto, questa musica, mi ha sempre accompagnato. Insomma, perché io ascolto su De Babbo questa musica di zia Adele, ha sentato via, ma ti do una canna di tua idea. Ho fatto un altro dei miei ritardi, di quelli da 30 anni e più, mi sono svegliato un po' tardi, pensavo mi chiamassi tu. Alla fine non sono uscito, la festa era finita da un po'. Peccato, avevo un gran bel vestito, che adesso quando lo indosserò. E tu mi rispondi mai più, quando a vestirti non sarei tu. Però è confortante sapermi elegante, in eterno con l'abito blu. Oppure quando scenderò giù, vuoi vedere che mi metto in lo faccio da morto davvero, io credo, non mi capiti più. Tanto su Renzo, tu da Rauso a tutto cosa che vai, sì. Non so se scelte con Sarmeria, dei progetti, su Moise si costumeria andare a su palco con due traballo teatrali, usa Podinai, ma si è fatto finta se doppiaggio, fai finse programma po Sarrai, po sede de Castello. Contami anche qualcosa di questo straballo. Castello, sempre che stiamo usando, nella stabilità, tornando sul discorso della famiglia, il babbo e mamma ti sempre che stiamo usando, isso su, frate isso su, ecco, tu i frari, seconda cosa, eccetera, no? Però Pittichetto, magari non sia solo spettacolo della famiglia, sono solo della famiglia che dà sempre che stiamo di Pittichetto. Devo sapere che sono in dei domi popolari di Capoterra, no? Andi tutto ci sono usato e, come ti capite, in Zavira, i amici miei sono venuti a degusso, venuti a sardofoni, che ci sono meno usato. E poi mi sembra bravo. Devo non so che ci sono in inglese, però mi bravo. Non so che ci sono in inglese, non mai immerso in inglese. Però in lingua, come sempre, mi sono su mi bravo. Come pensavo che ci sono usato, non ti chiedendo, da sempre. E poi ho cominciato a lavorare su Sadro, ho intervistato il Sadro, Paola Pilia, che è un'amica, una grande amica, e Denia, una volta che andava a fare un nome di qualcuno che mi sa pure in radio, e ho cominciato con Sarrai, un po' con Paola e poi con Lele Pittoni, che fa una trasmissione con Sarrai, del radio, e poi Denia ho cominciato sul traballo, sul doppiaggio, c'era una che conosco, che mo' da tengo innanzi a Paolo su questa telecamera, e si è fatto sdoppiaggio sul cartone di scatto del nostro Sadro e altre cose, insomma, beh. Non ce n'è neanche uno, però mi sembra bello, i nomi sono belli, siano strani che normali, così ci chiama mamma per questo suo speciale, e basta un nome, noi dobbiamo essere con te, e poi ce l'hanno scritto e i documenti, a te che è finito già l'appello, siete stati bravi, tanto di cappello, ancora un pochino di attenzione, Alfio, piacere Renzo. Tanto su Renzo Cuggisi, ma ti faccio una domanda a tipo Marzullo. Anzi, non uscivo che Marzullo da Vazza da Costa, però a me mi piace. Ti faccio un italiano, un sogno nel cassetto Renzo Cuggis. Che lipo di testi fu tui, che si trova si scoviai? Ma ascolta, devo poi i dati, quest'anno brittavo sono in 50. Non mi posso permettere di essere troppo preconcioso a queste dare. Non l'ho fatto, se mi ha posato un pitichetto. Mi pensa mai in tanti di un pubblico. Certo, un pitichetto pensa, di pensa in uno stadio, di pensa a Montacafo, di cose. Questa cosa non fu di capitale, di pensa a Rico, e questo come capitale. Però l'ho fatto, se mi ha disegnato un pitichetto. Su sogno di andare in altri, di cercare di fare sempre con gente bella, con
Re Carlo ne aveva già 50 quando ebbe la tormenta in guerra di tornar. Il ciuffo era rado e incanutito, il ventre appesantito, ma il sangue non ha età. Questo era il pensiero di Martello, già al varco del cancello più austero che poté. Riprese il sentiero già percorso, che fece in senso inverso, al ritorno da Poitiers. Ma quando ecco che il mirabile paesaggio gli rammenta che il paraggio lo vide amoreggiar. Ma un dubbio lo c'entra come un lampo. E se l'avversario in campo non mi farà tornar? Subisso, subisso, vorrei mai, no? Ma... Vabbè, questa è una cosa seria, ma te la rischio, fortuna. E c'è sicuro che ti abbiamo la cancella, se la no, questa dalla sua, che invece sei bellicella. No, no, poi tanto, sa me, quando faccio questa intervista, mi piace finza, infatti narro sempre, chi non penso fuori subito, lui cosa. Ma io ci, esti, è tu cattivo, poi te non ho nada, ma sa, quando commenti si può te nai. Ti mi sei, poi te una ma nai sondo. Tutta che dopo sempre no, però ti addepinai il viso e penso, non è che penso, ma te lo so. Adesso abbiamo visto il punto abili, bene, questo è stato in minariera. No, su, questo poi non lo usavo su mai. E tu che questo non è giusto usare, però c'è solo poi un peraccio e ti bene sempre denari, ma non... Cioè, però in effetti poi hai un sonno, ah, date un sonno. Usono, se luce non si andasse studiata, ma questo è il bello della diretta, perché da conti fendi sprova San Suvalco e donna tanti ne tirano a sta cosa. Diventa San Luce. Da pannai, che questo è proprio un bel lavoro, eh. Dai. Perché prima fu questa luce al neon, leggia. Ma tempo questo è proprio naturale. Tempo tra con su bisu. Torre con su bisu, con su sonno. In su garascio. Su garascio, in su sonno, mi tengo in su garascio, un pacchetto, un di dappo bocato su garascio, e si è fatto... Berilari e mi piace andare innanzi e tu fai ancora, tu fai a volte che a ogni volta nasce di cose a torno su un altro amico, no, su una cosa no, tu sanno fare, tre sanno fare, quando ho fatto il doppiaggio, ma mi ha messo credito che mi ha testa indicato, ho detto, oh, combinai, questa sera, questo mi ride, mi si lo però fai il doppiaggio, commenti. È una cosa bella, è un biso in subiso, insomma. Ti non sapete dare, andrà bene di aici, dai, sono contento. Qualche tutto di nebbroso già non è guastato, eh. Questo sempre. Non è guastato. Tanto, insomma, mi sono ricordati finché se devo traballo teatrale che devo io, proprio teatrale, perché avevo un monologo in cui tu conta sa tutto cosa sa chi non ti piace in te. Appunto, le cose che odio, questo spettacolo che ho fatto, che stiano in discorso da chi non mi piace, chi verrò, poi magari che tu mi piace. No, quando in Arsa devo parto misionando le televendite, no? Controllo le cose per legge che ci fondi, però Arsa a macchiare, scastiamo, o si bide anche molto di loro, mi stiamo di questa cosa. Però questa è una cosa, ma invece se mi stiamo le cose che non ti piace, invece sono attivati di Sabina tua. E a volte se anche una questione in Potaia, a Cancun qualcosa di buono, di interessante, a volte si accettia di furare un spaziosa gente, insomma. Arrivi, tornano a uscire di arrivare di me, io di Sochina o di me, ma non so dove sono andati a sorrompere. Tanto Renzo, grazie di questa bella ciacciarrada, che ti fa piacere, saluta su pubblico che mi ha dato questi castiai. Beh, si saluto a tutti, saluto questa amica che tenga stata parte della telecamera, che fa una bella spregunta, un saluto a tutti su chi ce l'ha usato, come ti si messi, ma lei sempre. Grazie Sanrenzo. Saluti a tutti, ciao. Grazie a tutti su cosai ascoltato, torno grazie a un'altra volta a Movinza Sanrenzo che si stettio a Ici a Ligru e che si ha contato tutta questa bella cosa sa chi vai e chi ha da seguire a fare e non so se vi uso, ci da chiedi un'altra puntata di a Ciu Ciu, a Sibiri.